Una buona serata, puntata numero 33 di Velo, la rubrica interamente dedicata al mondo del ciclismo, al mondo delle due ruote. Siamo davvero quasi in chiusura di questa ennesima e fortunata stagione televisiva con Velo, anche per quest'anno va verso la conclusione. Staremo insieme altri, oltre a questo, altri due giovedì, ma dobbiamo parlare di tante cose. Anche questa sera parleremo insieme agli ospiti di una manifestazione, una bella manifestazione che si terrà a Paglieta e che riguarda proprio il mondo del ciclismo. Parleremo anche della pista, perché tra un po' vedrete la squadra che è qui nei nostri studi, che ha ottenuto un piazzamento, un terzo posto, e poi tanti altri piazzamenti a Montichiari, ai campionati italiani. Faremo un po' il punto della situazione su quanto è accaduto al Giro dell'Emilia, dove c'è stata la vittoria di Bakelands, la bella vittoria di Trentin invece alla Parigi Tour. Insomma, gli argomenti sono tanti. Comincio subito a presentare gli ospiti. Vi dico che uno sta arrivando, quindi tra un po' lo avremo in studio. C'è una sedia vuota, ma la riempiremo tra poco. Parto come sempre dal padrone di casa, Luciano Rabottini. Ciao Luciano. Buonasera a tutti. Stiamo aspettando Vincenzo Santoni, che ci parlerà della Gran Fondo Città di Porto Sant'Elpidio, che organizza anche quest'anno e che raccoglie sempre grandi successi. Ma come detto, parleremo anche, andremo in un luogo che ha una grandissima tradizione ciclistica, che è Paglieta, che contestualmente organizza anche una manifestazione che si chiama Sentieri d'Autunno, al cui interno ci sarà anche una mostra fotografica. Io do la buonasera e il benvenuto al primo cittadino di Paglieta, Nicola Scaricaciottoli. Buonasera, sindaco. Buonasera. E poi do il benvenuto, con me non è mai stato ospite, però non è la prima volta nei nostri studi, lo ospitiamo davvero con grande piacere, il giornalista Nando Aruffo. Buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti, grazie. Buonasera. Umberto Di Giuseppe, ciao Umberto. Per parlare insieme a te di pista, perché sugli spalti ci sono i tuoi pistard, che sono Matteo Giacomo del Rosario, poi c'è anche Jay Hindley e Fabrizio Capodicasa. Ciao ragazzi, benvenuti. Buonasera. Io vi ricordo il numero per interagire con noi, è il 392-623-7060, che insomma un po' è abituale per chi segue un po' le nostre trasmissioni, soprattutto sportive. E noi ci fermiamo qui, l'anteprima finisce qui. Adesso c'è un piccolo break di pubblicità, non cambiate canale, tra poco inizia Velo numero 33. A tra poco. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Europa Ovini. Da tre generazioni nel campo della lavorazione di carni suine, ovine e bovine. Produzione di carni selezionate, prosciutti stagionati, salsicce e salumi distribuiti in Italia e in Europa. Europa Ovini è rinomata per la produzione di arrosticini di altissima qualità e della porchetta, preparata secondo le tradizionali ricette abruzzesi. Europa Ovini. Ripateatina. Chieti. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Aran,
La cucina italiana, più acquistata nel mondo. Da oggi, Casa della Batteria la trovi in oltre 30 affiliati in Abruzzo, con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza. Nei settori auto e moto, industriale e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Scopri l'affiliato Casa della Batteria più vicino a te. Chiama il numero verde 800 010797. Casa della Batteria, gli specialisti per l'energia accumulata, sono vicini a te. Di nuovo insieme per questo 33esimo appuntamento con Velò, la rubrica settimanale dedicata al mondo delle due ruote che vi propone TV6. Come detto, siamo davvero nel finale di stagione, non solo da un punto di vista ciclistico, anche da un punto di vista televisivo, almeno per quanto riguarda noi di Velò, perché insomma questa è la terz'ultima puntata, il terz'ultimo appuntamento, poi andiamo in vacanza, visto che come programma, vero Luciano, noi in vacanza non ci andiamo praticamente mai, perché anche d'estate quando tutti sono al mare noi siamo qui. Ci andremo in vacanza a raccontarvi, come detto, il ciclismo. Innanzitutto ti faccio vedere, c'è un po', a me viene un po' di nostalgia quando inizio a vedere puntata 30, 31, 32. A te anche? Beh, tristezza, perché effettivamente ci si rende conto che l'attività ciclistica va scemando, perlomeno qui in Italia, anche se all'estero ancora propongono qualcosa di interessante, anche se l'estero già sta ripartendo il ciclocross, specialmente in Belgio, dove c'è un'attenzione veramente a 360 gradi su questa attività sportiva, quindi con grandissime dirette televisive lì probabilmente il ciclismo non si spegnerà mai. Per quanto riguarda noi in Italia, giustamente dopo il Lombardia e dopo le ultime classiche che si sono svolte nel recente fine settimana, ci si rende conto che i fari su questa attività sportiva si va a spegnere, ed è giusto anche per far riposare gli atleti dopo una stagione veramente importante. Una stagione importante, tra un po' arriveremo proprio alla cronaca più recente, però io, andando a Ruffo, volevo un consunto di quanto è successo quest'anno. Rispetto all'anno scorso, dove ci eravamo portati a casa il Tour de France, quest'anno abbiamo portato a casa la Vuelta, il bilancio della stagione italiana com'è? Come si chiude? Il bilancio della stagione italiana si chiude con un grande applauso a Fabio Auru, che ha vinto la Vuelta, e poi poco altro, perché purtroppo non abbiamo attualmente corridori per le classiche belghe, quelle storiche. Non sono stati attenti ai mondiali
dove un percorso abbastanza facile doveva lasciar prevedere che si sarebbe ripetuto uno scatto su quel muro a 2 chilometri dall'arrivo, come era stato l'anno scorso a Ponferrada. Paghiamo, credo, la mancanza di corridori che sappiano correre dai 200 km in su. Il ciclismo italiano non ha corridori da squadre di vertice, se non Nibali e Aru, che vanno bene per le corse a tappe. Nibali pretendiamo troppo da lui, credo, anche se dopo aver vinto Giro, Tour e Vuelta ci si aspetta sempre il colpo di coda, e non può essere sempre così. La maggior parte del ciclismo italiano vive sulle formazioni professional e continental, che sono un po' a metà tra il dilettantismo e il professionismo. Credo che i regolamenti internazionali da 10 anni a questa parte penalizzino il ciclismo italiano, e così come anche l'egemonia RCS sulle corse professionistiche, perché l'ultimo fine settimana ha dimostrato che il Giro dell'Emilia, che ha una tradizione, ha un percorso valido, ha un organizzatore valido qual è Adrian Amici, è stato nei fatti depauperato dalla contemporaneità della corsa di Abu Dhabi, dove c'erano Sagan, Nibali e tutti questi più importanti, perché vale la legge del più forte. Quindi l'Unione Ciclistica Internazionale adesso va a caccia dei dollari, petrodollari. Di petrodollari, e noi non ne paghiamo le conseguenze. Al di là della considerazione se piaccia o meno, ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, questo ciclismo nuovo che va a prendersi soldi in posti che hanno poca tradizione ciclistica, la domanda mia è un po' diversa: ha futuro questo ciclismo? Cioè, ad Abu Dhabi potremmo pensare di vedere ciclismo da qui a 10-20 anni, oppure sarà una specie di moda passeggera che poi, nel momento in cui si chiudono i rubinetti, e poi non abbiamo né il ciclismo vecchio né quello nuovo? Ma non lo so se questo nuovo ciclismo possa avere futuro. Io credo che abbia futuro finché ci siano i petrodollari, ma questo riguarda anche le corse italiane. Finché al sud c'erano gli enti pubblici che finanziavano le corse, il sud era ricco di corse come il Giro di Puglia, il Giro della Campania, la Settimana Siciliana, il Giro dell'Etna, il Trofeo Pantalica. Quando le cose in Italia sono cambiate, il sud è sparito dalla geografia del ciclismo. Secondo me uno sport non può vivere solo di petrodollari, però mi faccio tradire dalla mia passione per questo sport, quindi spero che il ciclismo vero ritorni in Europa e ritorni in Italia, che le nostre corse abbiano un futuro e non vengano sempre, non corrano il rischio di essere sempre lì all'ultima edizione. Abbiamo visto nelle immagini che riguardano proprio il Tour di Abu Dhabi, prima un'immagine che riguardava il neo campione del mondo Peter Sagan. In molti hanno detto che la vittoria di Peter Sagan ha un po' salvato un mondiale che altrimenti probabilmente per il percorso rischiava di essere, insomma, di scarso livello. Il fatto che abbia vinto un fuoriclasse come Peter Sagan. Il percorso può essere di scarso livello, però poi sono sempre convinto che siano i corridori a fare la corsa. L'Italia ha sbagliato nel non fare la corsa dura e correre per 6 ore alle ruote degli olandesi e in mezzo al gruppo. Secondo me non è possibile che uno dei capitani, parlo di Diego Ulissi, che ha tante qualità, faccia corsa di coda per 7 ore. Non è possibile che una nazionale corra bene
fino a 5 km dall'arrivo e poi si sfaldi. Io penso che il mondiale è giusto che sia aperto a tutti, perché almeno una volta l'anno tutti i corridori devono avere la possibilità di giocarsi le proprie possibilità, così come ai campionati italiani. Anche se poi di fatto nei campionati italiani questo era valido fino ai tempi in cui correva Luciano Rabottini, e dopo da qualche anno in qua invece ci sono sempre le squadre di club che prevalgono che non danno più libertà di corsa come succedeva prima. Io una ricetta ovviamente non posso averla, però spero che soltanto che il ciclismo si riappropri della sua tradizione, della sua storia, un po' come nel nostro piccolo stiamo cercando di fare a Paglieta, dove si guarda al futuro con un occhio al passato. Stiamo recuperando le nostre immagini, le nostre storie, le nostre fotografie, e cercheremo di farle, di metterle al servizio di tutti a partire dal prossimo fine settimana. Le faccio l'ultima, poi ovviamente commenteremo le gare di stretta attualità, sempre per tornare al discorso nazionale, ma non è che abbiamo cominciato ad essere un po' malati da mentalità da piazzamento, nel senso, ad un mondiale, vabbè, però siamo arrivati decimi, però siamo arrivati 14, però siamo arrivati settimi. Sì, sicuramente può essere questo. Nessuno sport come in nessuno sport come il ciclismo conta la vittoria. Nessuno si ricorda chi è arrivato secondo. Quindi è inutile. Se puntiamo al piazzamento, cominciamo male. Secondo me bisogna puntare a vincere, perché di gente che arriva secondo, come Pulidoro, come Tano Belloni, ormai è la storia, sono superati, sono personaggi importanti, ma nel ciclismo conta soprattutto vincere. Conta soprattutto vincere, almeno, Luciano... almeno sì. A livello professionistico, poi se parliamo di ragazzi andiamo su un altro campo, e i ragazzi si devono divertire, devono fare altre cose. La vittoria non... secondo me non conta, contano sì, altri ma, principi. Scusami, ma non è che deve cambiare il modo di correre, quello e quell'altro. E purtroppo da quando è entrata le Pro Tour, il calendario è quello. Se il Giro dell'Emilia non è all'altezza di fare una gara Pro Tour, indubbiamente avrà sempre dei problemi alla ripartenza. Perché le Pro Tour sono obbligate ad andare a fare quel tipo di corsa, infatti il Giro della Lombardia rimane sempre il Giro della Lombardia. La Milano-Sanremo è sempre la Milano-Sanremo, il Giro d'Italia uguale, la Tirreno Adriatico uguale. Purtroppo non si può organizzare una corsa, non dico dilettante, quasi come dilettante, e poi vogliamo portare alla partenza dei campioni, purtroppo è questo. Però nel passato, Umberto, il Giro dell'Emilia aveva la sua importanza mondiale. Ma non c'era solo il Giro dell'Emilia, c'era il Matteotti, c'era il Giro dell'Appennino, tutto. Però sono quelle corse che purtroppo non sono entrate a quel giro delle Pro Tour, e purtroppo è questo che vuoi fare. O no? È perfettamente, no. È perfettamente vero quello che dici, ma questa classificazione del ciclismo... con le licenze Pro Tour Professional e Continental penalizza anche il Giro d'Italia. Anche il Giro d'Italia non ha i protagonisti del Tour de France, e quindi è un problema, credo, italiano, quello di riuscire a superare questa situazione, a tornare ad avere voce in capitolo a livello internazionale, per fare in modo che il Giro d'Italia non debba appellarsi a Contador, vabbè, se manca Nibali. Ecco. Vabbè, cioè, detto Contador, in poche parole. Verde, ci sta, mica non ci sta. Diciamo che questo tipo di sistema ha penalizzato tantissimo il movimento
capito, italiano. Bisogna ritornare. Perché noi volta. Avevamo delle corse storiche, come hai benissimo ricordato tu, l'Emilia, il Giro del Lazio, grandi, la Milano-Torino, il Giro del Piemonte. Il Giro del Lazio non si fa più. Non si fa più. Ma non è colpa del Giro del Lazio oppure dell'Emilia non essere protagonista. Sono i nuovi regolamenti che hanno fatto. E ci sono questi regolamenti che purtroppo condizionano molto, anche perché oggi l'organizzatore dell'Emilia, anche se avesse milioni di euro di budget, sarebbe sempre il solito Giro dell'Emilia con partenza di squadre Continental e Professional, che stanno salvando il movimento. Questo un po', purtroppo questo cambiamento che c'è stato nel ciclismo internazionale con questi regolamenti, purtroppo hanno penalizzato nazioni storiche come l'Italia, il Belgio, un po' le nazioni che avevano portato veramente alla luce questo sport meraviglioso. Adesso le regole sono diverse e ci si deve adattare. Il calendario si è aperto, Luciano, il calendario adesso c'è il giro del Qatar, il giro della Malesia, sono tanti giri che purtroppo a livello internazionale produrre. Adesso il calendario è molto più vasto di prima, capito? Certo, vediamo un po' la vittoria di questo Jan Bakelands, poi ovviamente ci soffermeremo anche sulla vittoria di Trentin. Intanto diamo la buonasera a Vincenzo Santoni che ci ha raggiunto. Ti puoi accomodare, Vincenzo, facciamo tutto in diretta, non puoi entrare nello studio. La vittoria di questo Jan Bakelands, Luciano. Ma ottimo corridore, è un corridore che già in fine di stagione si era messo in grande evidenza. E l'Emilia, come si diceva prima, rappresenta una delle classiche più importanti del territorio nazionale, con un bellissimo finale su questo muro di San Luca a Bologna, una giornata anche funestata da pioggia tutta la giornata, quindi gli atleti sono stati veramente messi a dura prova. Un corridore che in questo finale di stagione già si era messo in grandissima evidenza, vince staccando fedi, anche se voglio ricordare che al quarto posto c'è stato un brillantissimo Damiano Cunego, che probabilmente tatticamente imposta male questo Giro dell'Emilia, perché con una condizione del genere non puoi aspettare l'ultima scalata del muro per andare a chiudere su Bakelands, ma probabilmente si doveva muovere anche un po' prima. Comunque grande vittoria di quest'atleta che l'avevamo appunto visto in grande evidenza, un atleta che sicuramente rivedremo anche nel prossimo futuro, perché è uno dei talenti belgi più interessanti. Quindi vittoria sacrosanta di Bakelands, che si aggiudica un Giro dell'Emilia, una delle classiche più interessanti del nostro territorio. Questa è la vittoria di Jan Bakelands. Poi c'è stata anche la vittoria di Matteo Trentin alla Parigi Tour, che dimostra ancora una volta che forse questo ragazzo è uno che i numeri ce li ha, ne ha anche tanti. Ha grandi numeri, ma secondo me questo è un ragazzo che ha grandissima testa, intelligenza tattica. È uno dei pochi italiani che anche nelle classiche in Belgio riesce a muoversi con grande intelligenza, grande occhio, ma soprattutto poi sai tu, quando riesci a crescere una squadra, la Quick Step, dove specialmente nelle classiche in Belgio investono molto e hai la maniera anche di correre vicino a grandi campioni come Tom Bonen, il mestiere lo impari facilmente. Poi le qualità le ha, ci aspettavamo qualcosa di più dal mondiale, da Matteo Trentin, per la grande condizione che nell'ultimo periodo aveva dimostrato. Non è andato come lui sperava al mondiale americano, però già ritornando in Europa su una grande classica appunto come la Parigi Tour, riesce in un finale interessante con Van der Sar ad avvantaggiarsi e batterlo in volata. Quindi una vittoria che apre un po' quella
quella parentesi negativa nelle grandi classiche di un giorno, con Trentin possiamo sicuramente sperare nel prossimo futuro. Vincenzo, tu ti aspettavi qualcosa in più da Trentin al Mondiale, come ha detto Luciano? Ma il Mondiale è stata l'ennesima... Innanzitutto, siccome non te l'ho fatta la domanda, ancora arrivavi, ho detto qualche minuto fa, la vittoria di Sagan ha un po' salvato un Mondiale che forse per il percorso era un po' mediocre, sai, ha vinto un campione almeno. Beh, sicuramente, dal punto di vista dell'immagine. Sicuramente ha vinto un super campione, sicuramente è veramente un campione del mondo. Fa bene al ciclismo perché è un ragazzo che ha immagine, un ragazzo intelligente, un ragazzo che di un ciclismo moderno. Gli italiani, secondo me, ennesima delusione, ma soprattutto ennesima delusione dal commissario tecnico da parte mia. Perché puntare su due corridori che inesistenti, ma già i segnali su Ulissi c'erano già prima, perché nelle corse che si facevano prima del Mondiale, corridori che vanno a un Mondiale, che vanno a lottare con i meglio al mondo, che corrono contro squadre continental, che è il peggio del dilettantismo, mi ricordo al Memorial Pantani, che sono arrivati in tre, secondo me avrebbero fatto meglio. Io ho scritto su Facebook, ho scritto tra virgolette ridicoli, perché invierire così tre della nazionale, una squadra nazionale con ritiri sopra ritiri, prosciugato budget della federazione, e poi vai ai mondiali non porti nessun tipo di risultato, e fare una fuga da 70 km correndo, ripeto, con il peggio del dilettantismo, e un Ulissi che si staccava in salita e che era la punta della nazionale italiana, secondo me proprio il commissario tecnico non ci ha capito niente. Però tornando alla questione Trentin, ma Trentino è un grande, come ha detto Luciano, un ragazzo che di sacrificio, un ragazzo, un bel corridore, però è di due tacche meno sotto a uomini come Sagan. Sono arrivati dei messaggi, li leggiamo perché tra 4 minuti e 30 dobbiamo andare in pubblicità, quindi li leggiamo. Grazie a Maurizio Daqui che ci supporta sempre egregiamente dalla regia, grazie anche a Silvia Gentile alle camere. Con il ricavo delle corse arabe l'RCS ci organizza la Tirreno e altro, quindi servono, però si poteva tranquillamente spostare di una settimana, ok? Leggiamo, poi ricommentiamo magari. Un saluto all'amico Nando, grande giornalista abruzzese e competente conoscitore del ciclismo, ti aspetto come di consueto a Tollo, ci scrive Daniele Schiazza che salutiamo. Grazie Daniele. Ci sarà a Tollo. Ci vedremo sicuramente. A Tollo salutiamo il nostro presidente per Antonio, Tommaso. Ancora? Salvando sia l'Emilia che la Parigi Tour. Ok? Forse manca qualcosa, forse a qualche altro nostro discorso. Al signor Umberto, cari saluti dall'avvocato Pinciarelli e soci, proprio dallo studio intero. Umberto, Biarene mancherà anche Carosello, io senz'altro. Ah, tu dici che c'è anche William, che poi tra le altre cose ti aspetta dopo la trasmissione, per fare cosa? Per una partitina a carte. Insomma, tra ciclisti e calciatori. Tra ciclisti e calciatori, insomma, poi alla fine le carte mettono assolutamente d'accordo tutti quanti. A proposito di notizie che riguardano il ciclismo, è uscita la Saxo Bank, Vincenzo. Non ci sarà più l'anno prossimo. Beh, sì, si sapeva già da tempo. Quanto perde il ciclismo con la Tinkoff che rimane praticamente da solo? Beh, Tinkoff sarà più contento. Ah sì, può decidere tutto lui. Con il suo temperamento, io credo che non gli manca la possibilità di sostituire Saxo Bank. Tinkoff è un milionario, un miliardario, chiamiamolo, russo, e secondo me ha una grande passione del ciclismo e è un suo giocattolo sicuramente. So che stanno cercando un secondo nome, però non ha problemi ad andare avanti da solo, credo. A proposito di ciclomercato, Luciano, abbiamo visto, insomma, che c'era la possibilità da parte di Citracca di rimettere insieme Pozzato e Gatto, proprio Gatto che dovrebbe andare alla Tinkoff. Insomma, questi primi movimenti, che ti sembra?
Ma vabbè, per quanto riguarda Pozzato, anche lui cerca le ultime spiagge, non ha grandissime motivazioni questo atleta oramai da 2-3 stagioni, quindi un investimento solo di immagine, non certo con questo corridore puoi vincere ancora grandi corse. Per quanto riguarda invece la riflessione del nostro telespettatore su cui diceva che l'RCS... Ah, sull'RCS... Che andava nei paesi arabi per organizzare la Tirreno Adriatico. Io sono convinto invece che l'RCS non ha problemi né a organizzare il Giro d'Italia, non ha problemi di organizzare Lombardia, Tirreno Adriatico, perché fin quando ci saranno i diritti televisivi che loro molto abilmente riescono a vendere, non penso che avranno grandi problemi a organizzare. Per quanto riguarda il mercato arabo, ne parlavo all'inizio di trasmissione con Nando in privato, io sono convinto che in questo momento sì, ci sta portando soldi questo movimento arabo, però non so fino a che punto durerà. Soldi per... a chi? Diciamo alle squadre, ai corridori. Scusa, ai corridori. Qual è il problema RCS? Porta che soldi. RCS è una società privata, giustamente fa business, ma la cosa più grave, ragazzi, il presidente della Federazione Ciclista Italiana che sta una settimana là, non diciamo, questo è il problema serio. Vanno tutti in vacanze a svernare, vanno, con tre corse, anche con le corse in Italia che stanno tutte a morire. Ma io sai cosa gli do un invito agli organizzatori tipo Matteotti e Mia, ma organizzate le Gran Fondo che hanno più successo, lo dico io, perché almeno vengono gente, vengono con le mogli, stanno 3-4 giorni e portano e fanno crescere l'economia sul posto. Corse che costano 100-150 milioni per far partire le continuità. Sheikhi ha portato tanto il video, non ce ne hai. No. Hanno incominciato a perforare un pozzo lì davanti. Speranza è l'ultima a morire, non si sa mai. Era da tempo bloccato, adesso con lo sblocco Italia hanno ricominciato a perforare. Speriamo. Non si sa mai, non si sa mai. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, torniamo tra pochissimo. Quando la passione per il ciclismo diventa un istinto, Rabottini Ciclisport è il tuo punto di riferimento nel mondo del ciclismo. Vieni a visitare la nostra sede. Troverai bici da corsa e mountain bike, Scott, Merida, Quota o da turismo come Ganna Regina. Gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano e SRAM. Ruote Mavic, Zip, Campagnolo, Fulcrum. Abbigliamenti personalizzati. Scarpe da corsa, da mountain bike e spinning, Sidi, Gaerne e Northwave. Computerini e cardiofrequenzimetri Polar, occhiali Salice e caschi Selev Scott. Assistenza meccanica professionale e tutto a prezzi eccezionali. Rabottini Cicli Sport, Via Nazionale Adriatica 63, Marina di Città Sant'Angelo, Pescara. Muscoli e sudore, tecnologia e passione. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato, nel punto vendita di Chieti, abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo. Europa Ovini, da tre generazioni nel campo della lavorazione di carni suine, ovine e bovine. Produzione di carni selezionate, prosciutti stagionati, salsicce e salumi distribuiti in Italia e in Europa. Europa Ovini è rinomata per la produzione di arrosticini di altissima qualità e della porchetta, preparata secondo le tradizionali ricette abruzzesi. Europa Ovini, Ripateatina, Chieti. We'll be right back.
Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano, in corso Umberto 32, presso la ex Monti. Eccoci rientrati, seconda parte di Velo, tra pochissimo leggeremo altri messaggi che sono arrivati, intanto però facciamo un po' il punto della situazione per quanto riguarda gli appuntamenti con Velo, come di consueto, come vi proponiamo tutte le settimane, il modo per vederci, i modi per vederci, per rivederci anche, canale 14 del Digitale Terrestre in Abruzzo alle 21 in diretta, cioè adesso, perché ovviamente ci segue in diretta, la prima replica a 00:30, quindi tra 3 ore, poco meno, domani la seconda replica alle 17:30, sempre sul canale 14 del Digitale Terrestre, sul canale 12 del Digitale Terrestre, ma in Molise, domenica alle 20:30, in streaming tutte le puntate sono sul sito www.tv6.it e invece le puntate file YouTube che potete cliccare facilmente le trovate sul sito www.velonews.it. Io vi invito a cliccare mi piace sia sulla pagina di TV6 che su quella ovviamente ufficiale di Velo. Questa è quella di TV6, poi facciamo vedere anche quella di Velo. Leggiamo rapidamente qualche messaggio e poi andiamo avanti, ovviamente, perché dobbiamo parlare di Paglieta, di quello che accadrà a Paglieta soprattutto. Ecco, questa è la pagina ovviamente Facebook di Velo. Leggiamo qualche messaggio, Maurizio. E così anche perché dobbiamo correre. Buonasera a tutti presenti in studio. Due domande per Arruffo: come vede il ritorno del Giro in Abruzzo e cosa pensa in generale della situazione dei vari corridori? Grazie e buona serata. Allora, il Giro in Abruzzo ce lo segniamo. Rispondiamo subito? Sì. Io vedo il Giro in Abruzzo positivo al 100%, è un grande ritorno, un bel arrivo alla Remogna di Roccaraso, dove i più giovani non sanno che vinse nell'80 la tappa, la vinse un certo Bernardino su Panizza che conquistò la maglia rosa. Io spero di rivedere un arrivo del genere anche quest'anno, perché sarà il primo arrivo in salita del Giro d'Italia. Nibali ha confermato la sua presenza, tifiamo per lui, anche se penso che non sia un arrivo per lui. Quindi benvenuta a Roccaraso e benvenuta a Sulmona come sede di partenza il giorno dopo. Perfetto. Ci vorrebbe almeno una tappa del Giro in Abruzzo ogni anno, senza interruzioni. Sì, cosa di orfani per due stagioni. Torniamo con un bel arrivo in salita. Altri messaggi. Siccome il petrolio sta finendo, vogliono fare i soldi con le due ruote. Non male, come battuta. Ancora? Sinceramente non ho gradito molto quest'anno il Mondiale, un percorso secondo me non adatto all'evento. Va bene? Ancora? Forza Azzurri in qualsiasi sport? Ovviamente. Ancora? Hai detto che la tappa in Abruzzo arriva di giovedì. Sai che giorno cade la vigilia di Natale? Jacopo porta il panettone. Perché la vigilia di Natale è giovedì? Mamma mia, speriamo di no. Poi vado a controllare, perché c'è sempre questo, oramai è una specie di discorso che qualcuno ha messo in giro qualche settimana fa con un messaggio, cioè Velo la notte di Natale, adesso così dallo scherzo a finire magari la faremo veramente. Comunque sì, sarà di giovedì la tappa della Remogna. Ancora c'è qualcun altro? Nando Ruffo, ma hai mai fatto 250 km di corsa? Prima di parlare di un Rissi, conta fino a 10. Ah, io non ho mai fatto 250 km di corsa, non li farò mai, me ne guarderò bene, sono felice di non farli. E poi con Ulissi che faccio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e dico che Ulissi non gli ha ordinato il medico di fare il corridore, è un corridore professionista, è pagato per fare il professionista e sono convinto che Beppe Saronni lo paghi anche per vincere le corse, come fece l'anno scorso quando vinse 3 corse in una settimana
tra Larciano e Emilia compreso, se non ricordo male. Poi per solidarietà di mestiere, ci dessero magari i soldi di Ulisi per farli, faremmo volentieri 250 km. No, non li faccio. Poi anche... oppure in più giorni, 50 km al giorno. Al giorno, 5 giorni, una settimana. Anche per Ulisi, vogliamo ricordare che la federazione ha cambiato anche i regolamenti per far partecipare Ulisi a questo campionato del mondo, perché c'era un regolamento su... gli atleti che avevano avuto problematiche del doping, quindi la federazione molto abilmente ha cambiato la regola e ha fatto partecipare Ulisi con la nazionale. Potevano stare un attimo tranquilli, già che questo mondiale non era adatto probabilmente a corridori tipo Ulisi, che probabilmente arrivi per Ulisi ci vorrebbero arrivi diversi. Quindi telespettatore dice Ulisi viene anche pagato per molto profondità. Ma adesso non vorrei che... Io stima di Ulisi, ma non è questione di percorso, perché qualsiasi percorso sarebbe stato era inesistente. Sì. Io stima di Ulisi, però non puoi correre un mondiale dal primo all'ultimo chilometro in coda. Penso questo. Dopodiché, d'accordissimo con Vincenzo, che sono i corridori, l'avevo detto anche prima, sono i corridori a fare dura la corsa. L'Italia avrebbe dovuto correre in un altro modo, non avrebbe dovuto correre dietro all'Olanda, ma avrebbe dovuto fare la corsa dura, evitando che si presentassero 150 corridori agli ultimi 5 chilometri. Poi o vinci o perdi, però almeno la corsa l'hai fatta. Lì non abbiamo fatto nulla. Assolutamente, questa è una cosa che ci rimproverano sempre noi giornalisti, che siamo chiamati comunque a dare dei giudizi, poi ti vengono a dire ma perché non li fai tu, ma noi siamo pagati apposta per non farlo e giudicare. Come non è una colpa, è proprio un mestiere. No, ma io vado in bicicletta secondo le mie possibilità e la mia voglia. L'architetto Schiazza mi aspetta a Tollo, dove ho partecipato alla Gran Fondo, dove quando posso vado, ma non sono un corridore professionista. Chi fa il professionista sa che ha degli obblighi, dei diritti e dei doveri, soprattutto ha il dovere di rendere e di essere partecipativo per quello che viene pagato. Assolutamente. A proposito di Tollo, non ci discostiamo molto da Tollo, perché andiamo a Paglieta. Perché sindaco, che cosa innanzitutto che cosa accade? C'è la 12ª edizione di questa manifestazione, si chiama Sentieri d'Autunno, al cui interno, ecco perché altrimenti non si capirebbe, di ciclistico che cosa c'è? Innanzitutto cominciamo nel dire che Paglieta è quasi sinonimo di ciclismo. Di ciclismo. Dal dopoguerra ad oggi praticamente ha sempre riempito gli scenari di questo sport, li ha rappresentati anche molto bene. Ha una grossa partecipazione anche a livello amatoriale, perché c'è la società sportiva Enzo, ma ci sono tantissime persone che a Paglieta si dilettano ad andare in bicicletta. Io penso che forse non tutte le famiglie hanno la macchina, ma sicuramente hanno più di una bicicletta in garage e la usano con molta frequenza. Tornando al discorso dei sentieri d'autunno... E concludiamo, signor sindaco, avete avuto anche grandi dirigenti su questo territorio che hanno dato tantissimo a questo sport. Sicuramente, abbiamo avuto dei dirigenti, abbiamo avuto una società storica che è la Mario Tourdeau, che... dal dopoguerra ha praticamente creato dal nulla il ciclismo a Paglieta, fino ad arrivare a delle manifestazioni professionistiche di elevato livello. Non dimentichiamoci che Adorni, quando nel 68 vinse la maglia iridata sul circuito di Imola, la settimana successiva, la domenica successiva, era a correre a Paglieta assieme a Gianni Motta, assieme a Vito Taccone, assieme a Franco Balmamion e a tutti quelli. Poi avete anche dei giornali dell'epoca, sì. Tra un po' li facciamo vedere, che riguardano proprio, perché questa mostra fotografica farà vedere anche
chi verrà a Paglieta troverà anche queste cose. Certo, in questa manifestazione organizzata dalla Proloco con il patrocinio del Comune di Paglieta, che si sviluppa interamente nel centro storico di Paglieta, è una manifestazione di carattere enogastronomico, ma che quest'anno ha inserito al suo interno diverse sfaccettature. Tra queste c'è anche uno stand dedicato al ciclismo da parte della società sportiva Enzo, la quale metterà appunto a disposizione di tutti i visitatori la possibilità di osservare reperti fotografici, fotografie d'epoca e tutto quanto è stato raccolto negli anni. Quindi avremo modo di rinverdire la stagione ciclistica del nostro comune. Peraltro, come amministrazione, io proprio oggi, questa mattina, ne parlavo proprio con Nando, proprio per legare il discorso del ciclismo a questo paese, stavamo pensando di lanciare a breve, penso a fine autunno, un concorso, perché vorremmo che a Paglieta fossero realizzati dei murales sul tema del ciclismo, perché è tanto forte il connubio tra questo sport e il nostro paese che vorremmo che diventasse proprio un punto di forza e un punto di riferimento per chi viene a Paglieta di capire immediatamente qual è lo spirito che ama, che ci porta ad amare questo sport. Sì, qua intanto vediamo altre pagine del Corriere dello Sport del 1968, se scendiamo in basso sono proprio cerchiati. Quella che vedete è una pagina del Corriere dello Sport di lunedì 9 settembre 1968, Taccone fulmina l'iridato Adorni, sì, proprio a Paglieta. È proprio quella gara alla quale mi riferivo prima, dove arrivarono in volata Vito Taccone, Adorni e Motta. Motta forò a 250 metri dall'arrivo e in volata si disputarono proprio la vittoria Adorni e Taccone, quasi un passaggio di consegne per tutto quello che Taccone aveva fatto per Adorni con la maglia della nazionale sul circuito di Imola nel giorno del mondiale. Assolutamente, come saranno strutturate questa mostra fotografica, come sarà organizzata, come si può raggiungere, se è aperta? Allora, la mostra è aperta all'interno di questo diciamo grosso contenitore che è il centro storico e che svilupperà tutta la manifestazione. Poi all'interno chiaramente di questa manifestazione del centro storico stesso ci saranno degli stand gastronomici dove uno potrà comunque approfittare per cenare, per gustare queste specialità che saranno non solo quelle tipiche abruzzesi ma proprio quelle tipiche paglietane, quindi parliamo della pasta alla mugnaia, insomma ecco qualcosa. E appunto in questo modo si potrà, rivisitando, ecco, tornare anche nella storia del paese dove una larga fetta è fatta dal ciclismo, quindi anche rivedere personaggi che ci sono stati nel passato e che magari per persone come me ho avuto la fortuna di conoscerli da ragazzino, però ecco anche chi non li ha conosciuti ha la possibilità di vedere queste persone che hanno fatto la storia del ciclismo a Paglieta, hanno portato, allora avevano creato anche le squadre, noi avevamo squadre dilettantistiche di rilievo. Il sindaco è stranamente timido, perché noi siamo, il ciclismo a Paglieta è una tradizione che si tramanda di padre in figlio, per cui il papà del sindaco è stato dirigente della società che ha portato Adorni in maglia iridata a Paglieta, mio zio ha il nome della società attuale, Enzo, però c'è un personaggio che diciamo siamo nel ciclismo, quindi accettiamo la sconfitta, ci batte tutti, ed è Pasquale Nelli, che con la sua ironia, con la sua voglia di fare, è stato lui che ha portato il grande ciclismo a Paglieta con la collaborazione di Franco Mealli. Noi facevamo a Paglieta un circuito per dilettanti, siamo stati tra i primi a ospitare gli atleti dell'est, gli jugoslavi, e poi nel 68 c'è stato il salto di qualità e questo si deve anche a Pasquale. Sì. E in questo momento, nel 2015, il movimento a Paglieta com'è?
movimento è fatto soprattutto da, a livello di amatoriale. Amatoriale. Però ecco, la domenica e anche nei giorni feriali, ma soprattutto la domenica perché si è un po' più liberi dagli impegni di lavoro, la presenza sulle nostre strade è veramente notevole. E si ha la possibilità di vedere sulle nostre strade. La maglia della società sportiva Enzo è molto ben rappresentata anche numericamente. Certo, certo. Che le indosso anche io. Ah, la indosso anche lei. Sì, diciamo abbastanza saltuariamente, però... Visto che lei è un amministratore e ha parlato di strade, le faccio una domanda che qui d'altronde scrivono sempre in moltissimi. Conviene venire sulle strade di Paglieta? Cioè, sono messe bene? Beh, con un po' di attenzione diciamo che si può... Anche a Paglieta ci vuole un po' di attenzione. Oramai diciamo che penso che la difficoltà oggi di organizzare nelle nostre zone delle corse turistiche, delle corse ciclistiche anche importanti, forse è dovuto anche a questo. Il sistema stradario, il sistema viario purtroppo è oramai degradato, ma in modo generalizzato. Si fanno dei piccoli interventi quanto possibile, anche noi che abbiamo avuto... il passaggio della tappa del Giro d'Italia, abbiamo cercato e abbiamo potuto mettere a posto, sono dei piccolissimi interventi molto contenuti. Effettivamente oggi sulle strade non è molto semplice andare, bisogna veramente stare attenti perché si rischia tanto. Però per chi organizza, l'ANAS richiede la polizza assicurativa per eventuali danni delle proprie strade e devi pagare una tassa per occupare le proprie strade. Ah, ok, quindi praticamente, certo, certo, ovviamente. Ovviamente. Leggiamo intanto qualche messaggio, poi proseguiamo con la discussione. Sono arrivati alla Gran Fondo di Porto Sant'Elpidio. Ci stanno i controlli doping come nel 2014? Noi non è che decido io. Noi cerchiamo sempre di averli e credo che anche quest'anno ci siano. Ancora? Hai ragione Luciano, ma siccome ai soldi non si rinuncia mai, basta organizzare in date libere e comunque la colpa principale è della federazione, ha ragione Santoni. A proposito di che cosa, hai ragione Luciano, ma siccome i soldi non si rinuncia mai... Probabilmente sul discorso RCS. Sulla sovrapposizione del calendario con le corse World Tour che... Beh, diciamo che poi con i soldi si può fare di tutto e di più. In questo momento probabilmente in Italia manca anche questo, quindi si fa veramente fatica anche a fare una corsa di esordienti allievi. Quindi il grosso problema del ciclismo è che fare ciclismo a livello organizzativo ci sono veramente grandi costi, sia a livello di vertice ma soprattutto anche a livello di base. Il grosso numero di manifestazioni che mancano oggi in Italia e soprattutto nelle categorie anche minori, dove appunto i calendari sono veramente ristretti in tutte le regioni italiane, addirittura in Toscana. In particolare in Abruzzo. In particolare... Stasera stiamo parlando qua solamente di amatori. L'agonismo non si farà mai. È inutile che poi diciamo ma l'Abruzzo non c'è solo le squadre, non c'è niente. Si dovrebbe parlare anche il signor sindaco di cercare di portare a Pagliere, che c'è stato un grande ciclismo, di mettere società veramente che facciano agonismo, perché gli amatori devono andare a fare amatori, non devono fare agonismo amatoriale. Gli amatori devono andare a lavorare come ci vorrei andare anch'io, capito? Se si abbandona l'agonismo il ciclismo finisce, come finisce le grandi manifestazioni e come finisce tutto. Questo è il discorso. Se l'agonismo adesso attualmente in Abruzzo, specialmente nella non c'è più una squadra che possa gareggiare i ragazzi. Sai quanta gente che mi telefona che vogliono correre e in Abruzzo non c'è una squadra che li faccia correre. Un ragazzo che si vuole impegnare per fare ciclismo è chiuso, specialmente in Abruzzo e nel sud. La colpa anche della federazione perché ha fatto delle categorie, ha cambiato eccetera eccetera, però la colpa anche un po' nostra che tutti gli amatori vogliono andare a fare i campioni e poi gli agonisti, i figli che fanno? Ma Umberto, nella Val di Sangro ci sono delle società che fanno attività giovanile, c'è Guarenna 2000 con... Finita già dall'anno scorso. C'è Marco Di Renzo che ma fa... Ma è finita, che... non c'è carissimo. Inutile, se noi praticamente vogliamo fare le manifestazioni per far correre gli amatori,
L'agonismo finisce, finisce il campione, poi è inutile che diciamo che Ulisse non pedala perché Ulisse, se noi, noi giovani non li tiriamo più fuori, perché? Perché la manifestazione non c'è. Io che ho una squadra da 41 anni, lo so che significa che tutte le domeniche devo spendere 2000 euro per andare a correre, non c'è più una corsa agonistica che sta in Abruzzo. Certo. Questo è il discorso, se noi aiutiamo gli amatori è giusto che si divertono, però deve fare l'amatore, non deve fare l'agonismo. Ma guarda Umberto che gli amatori non li aiuta nessuno, si autofinanziano e si divertono. Questo è anche un problema. Il problema è che se per fare una corsa non tocchiamo questo tasto, per favore. Perché prima di tutto adesso con la questione di FCI e l'altra associazione che fanno quelle che fanno, non dice che si vota autofinanziare, perché tutte le corse amatoriali hanno i loro sponsor. Però, e invece Umberto, e hanno le porte aperte. Umberto, io ragionavo come te. Lo so, ma hai fatto bene. Però mo io ti voglio dire una cosa. Hai fatto bene. Adesso, hai siccome fatto io bene. Mi trovo su un fronte che... Allora, noi a Porta del Piglio si organizza o la Tirreno Adriatico o si chiede la tappa e il giro e poi l'amministrazione dice facciamo una gran fondo e siamo partiti con questa gran fondo. Primo anno iscritti 120, secondo anno saremmo stati 180, quest'anno oggi siamo 400 iscritti che vengono da ogni parte d'Italia, 400 iscritti con le rispettive signore e famiglie, già sono a Porto San del Piglio, ascoltami. Il 16, il 17 e il 18 ottobre gli hotel sono tutti pieni, capisci? Allora, ovunque cammini, vai, ti applaudono perché porti economia. Una gara come dici te, ma anch'io batterei i pugni per questo, perché cioè avere, ma io sono contrario all'agonismo esasperato degli amatori, no? Ma essendo quando parlava amatoriale credo che parlava di passeggiate domenicali, perché ho visto ho intraletto anche però, quella locandina, passeggiate nei sentieri dell'olio, da mangiare, da gustare, no? Gara amatoriale. Sì, io ti ho capito. L'amatore deve essere l'amatore. Però io ti voglio dire anche una cosa. Andate a battere al presidente federale della federazione, che organizzare una gara tra tasse federali, addetti per incroci tesserati ASA, scorta tecnica e questo e quell'altro, minimo di costi ci vuole 5.000 euro più dopo i rimborsi per le società, per questo, per quell'altro. Cioè, non esiste più rimborso società, vabbè, io adesso io dico i rimborsi, io credo che, ma io lo so, stando vicino a Gaetano Cazzoli, non è che io ti devo imparare a te, perché sei stato talmente bravo di fare le squadre professioniste, di fare l'organizzatore, sei stato sempre il numero uno. Però io dico una cosa sola, che se il ciclismo si trova in questo bivio praticamente oscuro, è la colpa anche nostra, è nostra, perché adesso i giovani, se non li facciamo andare in bicicletta, che vanno già 12 anni si fanno lo spinello, non li salva più nessuno. La colpa è della Federazione Ciclistica Italiana e del CONI, che non fa chiarezza su quello che vuol dire sponsorizzare una squadra, perché oggi chi sponsorizza una squadra è paragonato a un criminale. Il giorno dopo c'è l'ufficio delle entrate in casa e tutti quanti sono terrorizzati nel tirar fuori un centesimo per la pubblicità, per le sponsorizzazioni. Questo, finché non si fa chiarezza, questo, lo sport italiano è morto. In tutto, se parliamo di fisco, praticamente hanno rovinato non solamente il ciclismo, ma tutto. Quando fanno le contabilità SIAE, la SIAE le fa la SIAE, la contabilità è controllata al fisco e basta, non ci vuole una contabilità SIAE, questo è il discorso. Questo è un altro discorso, Umberto. Ma se la federazione, la colpa è nostra che dice da tanti mesi. Questo è un altro discorso, ma oggi le aziende non tirano fuori più un centesimo perché si vedono impauriti, terrorizzati dall'ufficio delle entrate, perché la prima voce che gli vanno a contestare è le sponsorizzazioni. E allora, cioè, non è giusto che facciano le federazioni, facciano pressione sul governo, che ci sia la possibilità, un'azienda che abbia la possibilità di investire nello sport. Perché se le aziende non investono nello sport, non investono nei giovani, ce li ritroviamo poi dopo a tirar fuori soldi nel sociale per recuperarli. Assolutamente. Comunque tu in giro sai meglio di me, il fatto delle sponsorizzazioni sono stato fatto delle cose sbagliate di tutti quanti, quello che è stato... e forse anche troppo, però io ti dico una cosa sola. Io in primis lo so, perché io sono stato sotto inchiesta e sono stato assolto il 23 febbraio.
di quest'anno. Ma io lo so che allora, però... io so tutto, cioè, come so tutto quello che lo si è fatto e come non si è fatto, però quello che è stato a oggi bisogna dare un capitolo nuovo, una situazione nuova, una chiarezza, perché non è possibile che lo sport sia chi realmente tira fuori 100 euro per il ciclismo non possa essere domani incriminato. Punto. Per il ciclismo o per qualsiasi altro sport, perché la crisi non è nel ciclismo, la crisi è nel calcio, la crisi è nell'atletica. Quest'anno, se guardiamo i mondiali di atletica, gli italiani non hanno partecipato a una finale, a una semifinale. Però tu, come hai detto tu prima, che porti, perché fai la Gran Bond, porti gente a ma quello è giusto, ma deve... Noi praticamente abbiamo fatto la settimana tricolore. Il territorio deve convivere con tutto, ha bisogno di tutto, sì. Ha bisogno di una gara per i ragazzini, ha bisogno di una gara per gli under, ha bisogno di una gara per gli amatori, perché un territorio è un territorio, può spendere per reinvestire nei giovani, ma può spendere anche per avere nel proprio territorio un flusso di turismo che è legato al mondo della bicicletta. Ma guarda, no, quest'anno è stato fatto il meeting giovanile a Pinedo. Se vai a Pinedo e domande, chiedi di andare nel saluto, non è che è stato un grande spettacolo, perché è arrivato più di 15.000 persone a Pinedo, come quando si è fatta la mia settimana tricolore. Ma quanto è costato? Però... quanto è costato per un organizzatore che si è messo avanti per fare una manifestazione del genere? Quanto è costato per avere questo evento? Solo per averlo? 30.000 euro, possiamo organizzare manifestazione giovanile e prima di partire una manifestazione spendere 30.000 euro e darlo in mano alla federazione? Non balliamo, cioè, ma non io penso che ci sono delle cose. Guarda, lì sto un caos. Il mondo amatoriale, no, però. No, la questione è questa: che io quando ho fatto la settimana tricolore volevo 120.000 euro a fondo perduto, okay. E più aver già pagato 20.000 per dare il concorso. Però, Umberto, senza che noi andiamo a cambiare strada, sdeviare. Il problema, ripeto, il problema è legato alle federazioni che non fanno pressione nel nostro governo per fare chiarezza quello che vuol dire sponsorizzare nello sport. Perché, ripeto, chi sponsorizza oggi vivono nel terrore. Dicono: io non tiro fuori un centesimo perché non voglio avere problemi con il fisco. Assolutamente. Ci dobbiamo fermare per l'ultima volta stasera, non cambiate canale, torniamo tra pochissimo. Quando la passione per il ciclismo diventa un istinto, Rabottini Cicli Sport è il tuo punto di riferimento nel mondo del ciclismo. Vieni a visitare la nostra sede. Troverai bici da corsa e mountain bike, Scott, Merida, Quota o da turismo come Ganna Regina, gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano e SRAM, ruote Mavic, Zip, Campagnolo, Fulcrum, abbigliamenti personalizzati, scarpe da corsa, da mountain bike e spinning, Sidi, Gaerne e Northway. Computerini e cardiofrequenzimetri Polar, occhiali Salice e caschi Selev Scott. Assistenza meccanica professionale e tutto a prezzi eccezionali. Rabottini Cicli Sport, Via Nazionale Adriatica 63, Marina di Città Sant'Angelo, Pescara. Muscoli e sudore, tecnologia e passione. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito. Sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group. Leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più.
Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Glindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Glindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Glindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Glindex è a Manoppello, via Vallone 16. Oggi, Casa della Batteria, la trovi in oltre 30 affiliati in Abruzzo, con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza. Nei settori auto e moto, industriale e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Scopri l'affiliato Casa della Batteria più vicino a te. Chiama il numero verde 800 010797. 97. Casa della Batteria, gli specialisti per l'energia accumulata, sono vicini a te. Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano, in corso Umberto 32, presso la ex Monti. Eccoci, eccoci di nuovo insieme, 22.09 al nostro cronometro, e non avevo dubbi considerando, cioè, una sorta di equazione tra gli ospiti e la quantità di messaggi che arrivano. Sono arrivati in tantissimi, li leggiamo, proviamo a non commentarli, altrimenti servono altre due o tre puntate, arriviamo fino alla fine della stagione. Chi se ne intende veramente di ciclismo, grazie, sa benissimo che non si può credere ad Ulissi. Ancora... Se la federazione volesse salvare le belle semiclassiche italiane, se le farebbe sponsorizzare dagli arabi, ma purtroppo pensano solo alle loro tasche. Ancora. Non male come idea. Ok, questo lo togliamo, perché avevamo caricato anche il numero, non va bene. Umberto, la colpa è della federazione che non capisce che deve creare centri di avviamento al ciclismo in ogni provincia italiana, con i soldi che devono trovare Di Rocco e soci. Centri di avviamento al ciclismo in ogni provincia. Ottima idea. Ora poi ne ho un'altra anch'io. Ulissi, oltre a non valere quello che fanno credere, è anche super raccomandato. Ok, quindi da uno che lo difendeva poi sono arrivati 10 messaggi contro. Hanno squalificato un ciclista amatore barbiere perché tagliava sempre con le forbici. Marco, da Guardia Grande, ti facciamo un applauso. Fantastico, ci ha raccontato anche la barzelletta via SMS. Lo riproponiamo l'altro? Di Rocco prende 10.000 euro al mese per non fare niente. Uno che si vanta di promuovere solo gare di amatori e ridicole Continental. Va bene? Io ho fatto 42 anni di ciclismo, e prendo 450 euro. 450 euro? Ho fatto 42 anni di ciclismo. Pensa che ci potrebbe essere anche chi prende persino di meno. In Inghilterra e Australia i soldi per sponsorizzare il ciclismo li trova la federazione tramite il governo. Poi lo chiediamo a Jay, se è vero. Magari... Il grande Umberto ha pienamente ragione, il ragionamento del signor Santoni fa acqua, Alfonso. Ok? Ancora? Ah, ancora! Aspetta. Continua ad arrivare a getto continuo da casa. Continuano ad arrivare in tantissimi. Sono d'accordo con Umberto, gli amatori dovevano correre quando erano ragazzi. Pensate che hanno ammiraglia da far paura. I ragazzi che fanno tanti sacrifici, se vincono una gara gli danno una miseria. Chi ama i ciclamatori che fanno agonismo è solo per business. Umberto ama il ciclismo e i giovani sponsor, date soldi solo ai ragazzi.
Sono finiti? Sono finiti. Parliamo un po', allora Umberto, visto che sei stato chiamato in causa, parliamo dei tuoi giovani, della pista in questo caso, perché li abbiamo qui. Tra parentesi, sei reduce da una medaglia di bronzo ai campionati italiani, tra un po' ci fai vedere anche la foto magari. Sì, lo so, io purtroppo quest'anno non è che io, la squadra mia è stata sempre la strada, sì. La pista mi è sempre piaciuta, però... Noi abbiamo due ragazzi che sono due fratelli, che sono due promesse, e quest'anno quando mi hanno detto che c'era la possibilità di farli correre, perché se no c'erano sempre i problemi e ce ne sarà ancora, io ho detto va bene. Loro vengono seguiti da Di Panfilo, che è stato un ex nazionale, e praticamente mi sono sacrificato per fargli fare la pista, però ci sono sempre dei problemi. Poi c'è un altro ragazzo che, oltre che essere uno che fa i test, un preparatore veramente bravo, come Berardi, Cristian Berardi, sì. E praticamente sono soddisfatto per quello che ha fatto, ma più di tutto devo dire grazie ai ragazzi che si impegnano, e ti dico che veramente per fare agonismo è veramente impegnativo. Io ho fatto sempre la strada, abbiamo chiuso avanti ieri anche lì in Toscana. Non abbiamo vinto quest'anno, però tanti piazzamenti, maglia azzurra, Onesti sta facendo anche lo stage con la Fandini, e quest'anno qui presente c'è anche Capo di Casa, che è un primo anno che ha fatto anche dei piazzamenti, e più in particolare anche l'australiano, che è anche lui molto giovane, quest'anno è venuto da noi. È uno che di Australia, con questa società ci sono stati tanti, come Shane Bannan, Torture, eccetera, eccetera. Praticamente anche lui, io lo devo ringraziare per quello che ha fatto per noi, però anche noi ci siamo impegnati con questi signori dell'Australia, che attualmente sono quelli che stanno col ciclismo, forse stanno più avanti di noi. Sì, sono... Però vengono sempre in Italia, perché il ciclismo, come diceva Merckx l'altro giorno, il ciclismo, per fare il ciclismo bisogna venire in Italia. Certo. Io a Matteo Giacomo del Rosario, oltre ai complimenti per la medaglia di bronzo ai campionati italiani su pista a Montichiari, volevo chiedere se si trovano d'accordo con il ragionamento che faceva Umberto, nel senso, correvate il rischio di rimanere a piedi praticamente. Sì, infatti Umberto ha ringraziato noi, ma siamo noi in primis. Ringraziare Umberto per averci dato la possibilità di correre anche quest'anno. Quindi grazie a lui e agli sponsor che ci hanno permesso di correre. Perché correvate il rischio? Insomma, voi sentiamo parlare di voi da parecchio tempo, che siete dei ragazzi molto validi su pista, siete futuro probabilmente della pista abruzzese, e non solo. Secondo voi come mai vi siete fatti, insomma, un'idea del perché dei talenti poi possano rimanere senza pedali sostanzialmente? Inizialmente eravamo con la pedale Teate, che poi ci ha detto di non volerci più tesserare in quanto in difficoltà economiche. Poi in Abruzzo non c'erano più società interessate comunque alla pista. Per fortuna abbiamo trovato Umberto, che era disposto a tesserarci, quindi è andata così, dai. Ma qui lo ragionava Vincenzo, che ha detto che Di Rocco dovrebbe, perché loro vanno in ferie a Dubai, vanno ai mondiali con 300 ospiti, borsa non finire, e poi casomai andiamo a fare i campionati europei in pista, non ci va perché gli manca i soldi. Ovviamente do ragione anche a lui, perché la federazione si dovrebbe impegnare di più di fare questa categoria, perché la pista, tutti dicono, ma la pista. Io sono convinto che con tutti i problemi che ci sono con le strade, come diceva il signor sindaco prima, ma anche per la questione del traffico, io penso che il ciclismo si spingerà tanto sulla pista, è vero o no? Anch'io mi associo al tuo pensiero. Io penso che la pista sia un'ottima palestra per acquisire colpo d'occhio, rapidità di movimento, avere l'avversario vicino, e poi soprattutto per i più piccoli potrebbe essere veramente una soluzione sulla sicurezza dei nostri bambini. Pista, BMX,
si corre, ci si allena in sicurezza, si corre in sicurezza, se si cade, ma i rischi non sono eccessivi. Evitiamo il problema del traffico, evitiamo il problema delle buche delle nostre strade, che poi anche quelli vanno affrontati in altra sede. Assolutamente. Ma poi in perché pista... comunque le buche delle strade dovrebbero essere, c'è anche lì uno Stato che tiene la salute dei propri cittadini, dovrebbe prima pensare alla sicurezza di strade e di mezzi, e poi al superfluo. Ma tanto, cioè, poi anche il pistardo si impara ad andare in bicicletta, si impara, certo, a fare le volate, si impara a fare tutto. Però se la federazione di questa specialità non ci interessa, è inutile. Perché se uno deve andare a fare la pista e deve andare solamente a Montichiara, sia a fare gli allenamenti, sia a fare l'agonismo, come si fa? Indubbiamente è quello. Puoi passare il microfono a tuo fratello, perché insomma anche a te ovviamente i complimenti, così come a Cristian Melardi per questa medaglia di bronzo. Molti dicono non si fa pista un po' perché in Abruzzo non ci sono, poi ci vuole materiale specifico, allora preferiamo non farla. È vero, ma solamente in parte, perché per le categorie giovanili, esordienti e allievi, ma anche juniores, comunque sono i centri pista che forniscono i materiali, sono materiali base, ma che comunque permettono di fare l'attività, quindi non è una scusante, ecco. Dal punto di vista proprio tecnico, che cosa pensi di aver imparato, che avete imparato dalla pista? La pista, poi noi facendo solo specialità veloci è cambiato anche il proprio fisico, le proprie caratteristiche, no? Perché correndo in pista, nelle specialità veloci, io parlo per specialità veloci perché faccio il velocista, o almeno ci provo, capisci realmente cos'è la potenza. Perché su strada noi vediamo accelerazioni, grandi accelerazioni di corridori, ma in pista si vede proprio la potenza quando vedi corridori partire da 0 a 70 km orari in 17-18 secondi da fermi, è qualcosa di eccezionale. Umberto, per fare la pista, soprattutto qui da noi, purtroppo abbiamo il problema degli allenamenti. Ma no, gli allenamenti in Abruzzo ci sono 2-3 piste, però in Italia come pista coperta c'è solamente Montichiari, e purtroppo nel periodo invernale qui da noi non è che puoi fare tanto. Poi parti, vai a fare l'allenamento a Vezzano, casomai ti piove e ti tocca ritornare, i costi sono quelli che sono. Però attualmente non è i costi che ci vogliono solamente per la pista, anche per la strada. E la strada è diventata molto costosa di tutto. Le manifestazioni sono belle, però per fare una squadra, andare a gareggiare, ci vuole quello che ci vuole. Innanzitutto per l'abbigliamento, bici, eccetera, eccetera. Ma poi costa, non è più come prima che andavi, ti davano qualcosa per le spese, insomma. E bisogna fare come fa Vincenzo, facciamo le gran bonde, così guadagniamo. No, guarda, io mi voglio agganciare a quel signore che ha detto che fa acqua. Allora io voglio dire questo. È il periodo, è la stagione. Allora, no, ma quello perché non ti conosci, Vincenzo, per quella detto. No, ma io rispondo. Il movimento ciclistico professionistico World Tour, che è alla fine di tutto questo movimento ciclistico, è l'ambizione di tutti per arrivare lì. Allora, su 17 squadre, credo che 6 siano sponsorizzate da case costruttrici di biciclette. Allora, queste case costruttrici di biciclette che spendono milioni di euro, li spendono perché c'è un movimento amatoriale che fa mercato, che fa business. Se non ci fosse il movimento amatoriale, quelle squadre là. A proposito, senza poi andare a menzionare quando i professional vengono sponsorizzati. A proposito, Vincenzo, hai letto della possibilità dell'introduzione dei freni a disco anche sia per i professionisti, ma a quel punto probabilmente anche sì, per i dilettanti. Cioè, ho intraletto che va molto a vantaggio della Shimano, mi sa, sì, un pochino, diciamo di sì. Allora,
non è che decide qualcuno all'interno dell'USEI o qualche tecnico, decide le case costruttrici che fanno il bello e il cattivo tempo. Certo, assolutamente. Io sono d'accordo. È una regola, scusa Umberto, che favorisce appunto una situazione di mercato che vorrebbero fare esplodere, perché poi arriverebbero gli amatori, giustamente farebbero degli investimenti su questi tipi di biciclette. Il problema di questa del freno a disco, che è stato bloccato dall'USI, i nuovi meccanismi freno della Shimano, perché obiettivamente ci sarebbero dei grossi vantaggi sul freno a disco, sulla frenata, ma soprattutto sui nuovi materiali in carbonio, quindi favorirebbe parecchio la frenata e la sicurezza. Però ci sarebbero anche controindicazioni, il cambio ruota molto difficoltoso, ma soprattutto la sicurezza degli atleti, perché in caso di cadute con questi dischi diventerebbe veramente molto pericoloso, a danno di atleti che... Un po' come quando c'erano le ruote a razza. Come le ruote a razza. E poi il freno a disco ha avuto grandissimo successo sul mountain bike, però sul mountain bike l'attività sportiva è molto soggettiva, non è cumulativo come il ciclismo, dove in caso di gruppo compatto, in caso di caduta c'è il rischio di trovare a terra 40-50 corridori, e con questi dischi diventerebbe veramente assai pericoloso. Io obiettivamente ritengo che potremmo ancora aspettare, ma c'è pressione da parte di tutte queste aziende produttrici di biciclette che guardano al business e quindi probabilmente partirà questo nuovo regolamento, però con i rischi che i corridori, secondo me, dovranno fare molto molto più attenzione. Tu pensi che abbiamo un commissario tecnico della nazionale italiana di calcio che lo paga lo sponsor tecnico della nazionale stessa, insomma un po' ti fa capire come la Shimano che sponsorizza. Esatto, insomma, poi tutto il mondo e paese, tutti gli sport hanno più o meno le stesse problematiche. Senti Umberto, per chiudere, però non ci hai parlato né di Fabrizio capo di casa e soprattutto non ci hai parlato di Jay Hindley. Innanzitutto come comunicate? Perché è una domanda che... Come comunicate? Ma lui è italiano, parla poco, però come parlo io a Ravo con la mia voce la fa subito, capito? Ah, come fa Umberto? La voce di Umberto's voice. Oh. Com'è? Vieni qua. Mi chiamo Umberto. Tutti, in 40 anni tutti i corridori hanno imparato a imitare Umberto. sì, persino Jay, che viene insomma dalla lontana Australia. Invece di Fabrizio che ci dici? Com'è? Fabrizio capo di casa, che cosa ci dici? Ma è un bravo ragazzo, è un ragazzo giovane, anche come gli altri, è come già il primo anno, è venuto, bravissimo, ha fatto anche dei risultati e penso che è un pescarese puro e per noi ci fa piacere per quelle che ha fatto e quelle che fa. Per quanto riguarda già, lui è un talento, perché è un corridore che sta con la nazionale australiana, e lì attualmente hanno una scuola molto diversa dalla nostra, però tanta esperienza la prendono anche con noi, che siamo abbastanza aperti. Beh, insomma, inquadriamolo bene, perché un giorno potremmo dire probabilmente è stato qui, speriamo, ce lo auguriamo. Parliamo un po', Vincenzo, con te della tua Gran Fondo, città di Porto Sant'Elpidio. Innanzitutto, io prima stavo scorrendo sul telefono il sito internet della Gran Fondo. Quanti partecipanti hai? Ma ad oggi sono 350 iscritti, penso che arriveremo un 500. E 350 iscritti da tutte le parti d'Italia, tutte le regioni, essendo prova unica di campionato italiano, e per essere il 18 ottobre per noi, credo, come terza edizione, credo che sia un successo. Ecco qua, anch'io sono contrario all'agonismo amatoriale, perché noi l'anno scorso abbiamo fatto la Gran Fondo, siamo stati gli unici in Italia a farla a velocità assistita di 30 km orari di media, e senza avere quegli esaltati di cicloamatori che hanno un lagonismo proprio sul midollo spinale.
però quest'anno, essendo campione italiano, abbiamo lasciato anche una quarantina di chilometri assistiti, poi agonisti. L'anno prossimo ritorniamo proprio a quello che è il cicloturismo. E come mai che quel signore che ha telefonato voleva sapere se c'era l'antidoping? Ma perché l'anno scorso io e noi abbiamo avuto l'antidoping e credo che su 5 ne abbiano beccati 2 o 3, adesso non mi ricordo, non mi ricordo bene. E anche quest'anno, anzi quest'anno metteremo un camper proprio con la scritta controllo doping, proprio per farvi vedere. E speriamo che, no, che ne becchi qualcuno di meno. Vincenzo, il territorio ti ha dato ma questo mano. È il problema del doping, è un sì. problema serio che secondo me non è, è un problema che ecco qua che gare che non, senza controlli, senza niente, io ogni tanto vedo che qualche cicloamatore viene beccato, ma io credo che il problema sia anche nel mondo degli under 23, nel mondo giovanile che vedi corse senza controlli e ti devo dire che quest'anno veramente i controlli ne ha fatti tanti ne ha fatti tanti, ma credo che debbano farli tantissimi in modo diverso, devono perché, fare il controllo biologico per perché, tutti perché ci sono degli atleti che vedi che fanno dei salti di qualità e poi dopo si ritrovano in mezzo ai casini, ma non è colpa loro, ma colpa bensì di chi da chi vengono guidati. E poi ecco qua che il movimento si impoverisce quando poi c'è il passaggio al professionismo, perché i ragazzi arrivano e secondo me col tipo di attività che fanno in Italia arrivano spremuti e al professionismo non riescono più a dare quello che realmente dovrebbe poi incominciare a essere realmente certo. il corridore. Quello che dovrebbe essere il culmine di un processo culmine, di maturazione che parte dal basso e poi arriva fino al professionismo. Vincenzo, il territorio ti ha dato una mano? Ma il territorio mi ha dato una mano tantissimo, perché noi ci sono circa 80 aziende e questo progetto del ciclismo è chiamato Grande Ciclismo, l'amministrazione col sindaco Nazareno Franchellucci è vicinissima a tutto, non economicamente, perché oggi i comuni non gli puoi chiedere più niente perché hanno le casse vuote, però quando ti è vicino un comune, un sindaco, un assessore allo sport con la nostra Diana Sebastiani hai un qualcosa in più che quando ti presenti l'azienda o meno. Noi il messaggio che abbiamo voluto dare, poi nonostante in un momento di difficoltà, perché mi uscivano degli articoloni con evasione fiscale, con questo e quell'altro, ma nonostante ciò mi hanno dato fiducia, hanno capito che valorizzare il territorio è valorizzare se stessi, valorizzare le aziende che fanno parte di quel territorio. Tutto qua. A proposito di, insomma, hai fatto molta comunicazione, noi ne parliamo spesso, anzi Gian ne parla spesso, di come promuovere anche a livello comunicativo a volte, che sia una gran fondo, che sia un altro tipo di gara. Tu trovi che avendo fatto parecchia comunicazione hai risultati differenti rispetto... È determinante, perché il fatto di non comunicare fa sì che non, gli altri che non conoscono, cioè noi a volte pecchiamo che essendo appassionati di ciclismo pensiamo che tutti gli altri conoscono lo sport del ciclismo, invece non è così. Allora devi comunicare a livello professionistico, diciamo, a livello di grande immagine, perché le aziende oggi, soprattutto nel nostro territorio, che producono moda, sono aziende che curano molto il loro aspetto, la loro comunicazione, e ti devi confrontare con loro al pari. E questo ti dà la possibilità. Adesso io invito a venire domenica 18 a Porta del Pio per vedere la Gran Fondo, per vedere le forze di polizia, la protezione civile, i vigili urbani, tutti che lavorano un circuito finale che è il circuito della Tirreno Adriatico. Sul circuito di 14 km ci sono circa 200 persone, non c'è una macchina in sosta sul percorso, è tutto chiuso, tutti gli incroci con le persone che li custodiscono, cioè i cicloamatori vivono una giornata come se fossero dei professionisti, ma non questo, non perché noi vogliamo esaltare l'amatore, per carità di Dio, perché io ho in mente l'anno prossimo di organizzare una gara di Under 23, una notturna che facevamo, che tra l'altro aveva vinto Fabio Casartelli con la maglia olimpica. Però il fatto di creare un evento ad alti, cioè
noi al ciclismo a volte non diamo l'importanza dell'immagine, invece l'immagine oggi è determinante, perché se più hai un'immagine alta e più le aziende si avvicinano a te. Assolutamente. Il 18 ottobre dunque, Gran Fondo, città di Porto Sant'Elpidio. Rapidamente, per chi non si fosse ancora iscritto, come... Allora, le iscrizioni già sono aperte da domani dentro l'azienda Lori Blu, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, sia domani sia sabato negli stessi orari, sia domenica mattina dalle 5:15 alle 7:15. La partenza è alle 8. L'azienda Lori Blu si trova all'uscita dell'autostrada di Porto Sant'Elpidio, 300 metri c'è l'azienda. Assolutamente, dunque domenica 18 ottobre, Gran Fondo, città di Porto Sant'Elpidio, in bocca al lupo ovviamente Vincenzo per questa terza edizione. Leggiamo l'ultimo messaggio che è arrivato e poi vediamo gli appuntamenti perché dobbiamo chiudere. Jay, pizza, ice cream, riso, pasta, quella... Fabrizio, ciao Umberto. Chi l'ha scritto? Lo sapete? No, non, forse sarà qualcuno della squadra. Non so se è titolare del ristorante Il Nibbio, dove ci fermiamo sempre a mangiare. Ah, c'è tanto amico di Giai, non so se è lui. Ah, ok. Quindi vi aspettano al ristorante, vi aspettano per mangiare. Va bene. Comunque ti volevo dire una cosa. Sì. Prima hai detto Umberto. Se io sto qua e ho fatto 41 anni alla squadra continuate, ho organizzato 13 giri d'Abruzzo Open e la settimana tricolore, devo dire grazie alla mia azienda che è l'Aran, non la mia, il mio sponsor che è l'Aran, che è da 40 anni che ci dà questa possibilità, e praticamente noi lo dobbiamo ringraziare, ma penso che anche lui ci ringrazia per quello che facciamo per loro. Assolutamente sì. Leggiamo i prossimi appuntamenti, ovviamente ricordandovi domenica, non in Abruzzo ovviamente, ma nelle Marche, a Porto Sant'Elpidio, la Gran Fondo, città di Porto Sant'Elpidio, leggiamo, dovrebbe essere un solo appuntamento. Eccolo qua, il 18 ottobre a Notaresco, seconda cicloturistica MTB Notaresco, una pedalata non competitiva, non ci sono appuntamenti in Molise, quindi chiudiamo qua questo 33esimo appuntamento, la prossima sarà la penultima, ringrazio tutti gli ospiti, a partire come di consueto dal Parole di Casa, Luciano Rabottini, ciao Luciano. Buonasera. Ci vediamo giovedì prossimo. Buonasera a tutti. E poi grazie, in bocca al lupo a Vincenzo Santoni, ciao Vincenzo. Ciao a tutti. Grazie al sindaco di Paglieta, Nicola Scaricaciottoli, grazie sindaco per essere stato in nostra compagnia, grazie anche a Nando Aruffo. Sì, dopo Porto Sant'Elpidio c'è sentieri da autunno a Paglieta, 23, 24 e 25, assolutamente da non perdere, sicuro, eh. Con una mostra fotografica dedicata al ciclismo all'interno. Grazie ad Umberto Di Giuseppe, grazie Umberto. Grazie a voi. Grazie anche alla squadra dell'Aran, Matteo Giacomo del Rosario, Jay Hindley e Fabrizio Capodicasa. È tutto per questa sera. Noi ci vediamo giovedì prossimo, sempre in diretta alle 21 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte.